Siamo tra i vicoli di Roccavivi, un paese, frazione di San Vincenzo Valle Roveto. Sono con Roberta Di Battista, organizzatrice di Roccavivi in Fiore. Un contest sicuramente innovativo che però trae radici nelle vecchie organizzazioni dei totem del paese che erano soliti abbellire i vicoli straordinari di Roccavivi proprio con i fiori. Quest'anno però la prima edizione si propone di allargare l'iniziativa a tutto il territorio della frazione. Allora con Roberta andiamo a capire di che cosa si tratta nel dettaglio. Ciao a tutti, sono Roberta Di Battista e sto organizzando questo concorso Roccavivi in Fiore. Grazie Alice di essere qui, benvenuti a Roccavivi. Allora, questo concorso lo sto organizzando in collaborazione con la pagina Instagram We Are Roccesani e con il supporto delle attività locali. Il concorso si pone come obiettivo quello appunto, come suggerisce un po' il nome, di far rifiorire il nostro paese con tutte le installazioni floreali che vedete alle nostre spalle e per far valorizzare un po' gli scorci del nostro paese, sia del centro storico ma anche delle periferie. Infatti il concorso, come diceva Alice, si estende a tutto il territorio del paese. Sono ben 33 i partecipanti in gara e quindi un buon inizio per la prima edizione di questo concorso. Roberta, arriviamo da un anno e mezzo pieno di ombre, una situazione molto particolare che ha colpito i centri più grandi e soprattutto quelli più piccoli, e allora Roccavivi in Fiore vuole essere anche e soprattutto un monito di ripresa e di aggregazione. Certo. Questa iniziativa ha coinvolto praticamente tutti, i 33 partecipanti non sono solo 33 persone, bensì 33 scorci che però vengono allestiti da tante persone, come fossero delle squadre. Sì, infatti inizialmente il concorso è partito come singoli partecipanti, ma poi ha visto la collaborazione anche dei vicini di casa che hanno allestito degli scorci, degli angoli del paese e si sono insomma aiutati a vicenda. Però comunque rimane un concorso a cui sono iscritti i singoli partecipanti. Ovviamente coinvolgeremo anche i bambini, non solo i partecipanti, che i bambini infatti potranno iscriversi al laboratorio didattico che avrà luogo con la premiazione al concorso e dove verrà spiegato loro un po' come funziona la pianta, gli organi principali, qual è l'importanza delle piante E anche delle api, e delle giusto? api, sì, come sentinelle della salute ambientale, perché in questi anni stiamo vedendo la morte delle api a causa dell'inquinamento e di tecniche agricole troppo invasive e quindi dobbiamo far capire questo ai bambini e trasmettere la passione per i fiori, per le piante e poi loro dopo questa parte teorica potranno mettere in pratica quello che hanno imparato, ripiantando le piantine che poi potranno portare a casa e poi realizzeranno un elaborato del paese come lo vorrebbero, un disegno, un testo, perché sicuramente il paese dei nostri sogni è più simile a quello che sognano i bambini, colorato, pieno di fiori e colori. Roberta, quali sono i parametri, grazie ai quali potrete poi decidere quello che sarà il balcone fiorito vincitore? Allora, verrà valutata sicuramente la sana e rigogliosa crescita dei fiori, poi l'originalità della composizione, l'inserimento nel contesto architettonico ovviamente, le combinazioni floreali, le varietà di piante utilizzate, poi ci sarà una giuria formata da 6 componenti che rappresenteranno le varie associazioni presenti sul territorio, quindi Lorena Bratila con l'Avis come vicepresidente Avis, Pier Giorgio Colone come vicepresidente della cooperativa di comunità, sono comunque giovani e poi c'è la componente invece storica delle rappresentanze del paese che è Francesco Romanelli come presidente del coro Folcrio di Roccavivi, Carlo Rossi che è il presidente della Proloco e il sindaco Giulio Lancia. Siamo con la signora Maria di Roccavivi. Questo è un giardino meraviglioso, però a prescindere dalla gara che hanno organizzato i ragazzi del paese, questo giardino è bellissimo sempre, tutto l'anno, da tanti anni. Per 40 anni che le sto a fare, sempre così, tutti gli anni. Mi diceva che gli americani addirittura le facevano i complimenti. Sì, sempre, tutti chi passava si fermava e mi dicevano complimenti, è bellissimo.
Non Il segreto però sempre, qual è? L'amore, non perché lei la mattina la viene qui a mattina ci prendere il vengo, caffè. la mattina vengo qua a mezzo, cioè mi prendo il caffè, lo tocco, lo annaffio, lo curo bene, insomma, sto sempre a curarla, faccio le piante che non stanno bene, ci rimetto quelle che mi piacciono a me. Qual è il suo fiore preferito? Il mio fiore preferito sono le rose che ho, ma me le ho tagliate. Là era piena, ma qua, adesso a novembre quelle rifioriscono tutte quante. Questi ragazzi hanno ripreso un'iniziativa che in realtà esisteva già da qualche anno, che competeva a voi come organizzazione. Allora, innanzitutto, che cosa è cambiato? E poi, se siete, insomma, entusiasti di questi ragazzi che hanno ripreso le tradizioni anche per ammodernarle. Certamente ne siamo entusiasti di questi giovani, perché hanno più idee e sono più preparate di noi. Noi avevamo fatto 3 anni di prima, seconda e terza edizione, con ricchi premi anche, in modo per incitare la gente a preparare tutti questi balconi fioriti, vicoli e corso. E quindi mi fa piacere che hanno ripreso questa iniziativa e ne siamo felici, veramente. Signora Maglia, lei è contenta di questa iniziativa organizzata dai ragazzi di Sì, Roccavivi? Questi fiori però ci sono sempre, non solo per la gara. questi ci sono sempre, specie che la via ci sono sempre, sono quelli, quelli, pure questo qua. Quante volte vanno innaffiati? Quanta cura ci vuole? Ci vuole la cura la mattina e la sera, e poi ci vuole la cura di dargli la cosa per fargli crescere. Questo per fargli crescere bene. Lei spera di vincere, ovviamente. Oh, io spero di sì.